Beh, è una regione fantastica, ma non solo perché ci sono nato e quindi è chiaro che è qualcosa di cuore, però perché penso che sia veramente una regione piena di persone per bene, di luoghi fantastici, dove ci sono mare, colline, campagne. E poi insomma la mostra lo dimostra, che veramente è stata nella storia piena di personaggi incredibili. Il calcio è arte, è un po' diverso ma è arte, quindi credo che arte e cultura siano sulla stessa lunghezza d'onda. Cosa si porta dietro nel cuore dalla vittoria degli europei del 2020? È stato un momento indimenticabile, ma credo che la cosa più bella sia stata quella di fare felici veramente oltre 60 milioni di italiani in un momento molto difficile della nostra vita. Soddisfatto di queste prestazioni della nazionale e cosa si aspetta per il futuro? No, o diciamo in parte, perché nonostante la sconfitta, secondo me, se noi torniamo a giocare come abbiamo giocato contro l'Inghilterra nel secondo tempo, ci toglieremo delle altre soddisfazioni. Non sono molto soddisfatto della prestazione di Malta, dove chiaramente era importante vincere, perché poi sono partite molto difficili da affrontare, dove c'era tutto da perdere, però credo che possiamo fare molto meglio.